Nel frattempo, la ricerca di Franco e Paola li ha condotti presso una zona potenzialmente interessante. Ecco qui. Questo è un chiaro segno, chiarissimo segno della presenza dell'uomo. Però potrebbe anche essere solo un alpeggio, perché la zona comunque si presta. L'unico modo era trovare tra le pietre qualcosa che ci facesse capire cosa facevano le persone che vivevano lì. Certo che qua non troviamo niente così. Proviamo a vedere qua intorno. Sì, hai ragione. Qui non trovo anche. Però guarda che io sono convinto che i ruderi delle abitazioni hanno comunque sempre un profondo significato storico. I minatori abusivi costruivano i propri alloggi imitando quelli dei pastori, così da confondere le autorità ed evitare di essere scoperti. Questo rende ancora più difficile riuscire a identificarli. Questo si è conservato meglio anche. Magari siamo più fortunati. Qua spostare è veramente rischioso. Usiamo il metal. Proviamo a vedere. Con cautela però. Ispezione. Sì. Se vuoi posso provare a liberarti le tavole di legno qua. Attento. Sì. Oh, dai, posso andare. Qua forse c'è qualcosa. Allora, lascia che venga io, che provo a liberare. Dobbiamo tirare via questi assi qua sopra. Sì, che è bloccata da questi sassi qua. Se no non ci arriveremo mai. Piano anche con le vibrazioni, perché... Ho combinato un casino. Pensa se avessi colpito Paola con una pietra. Non me la sarei mai potuta perdonare. Sopra il primo segnale c'era un quintale di pietra. Era impossibile da raggiungere. Di ferro ce n'è però. Nella casetta che c'era a fianco ho agganciato un nuovo segnale ed era fortissimo. E soprattutto questo era raggiungibile.